quali soluzioni di investimento proporre e suggerire agli investitori che sono comunque alla ricerca di prudenza, di reddito e di rendimento? Allora, noi stiamo facendo una serie di ragionamenti con i nostri clienti proprio sul tema degli alternativi. Abbiamo qui proposto due soluzioni sulle quali stiamo investendo tanto come team di gestione. Sono una strategia US Long Short Equity. Questo perché in America chiaramente siamo in una fase del ciclo maturo caratterizzata da dispersione dei rendimenti, e quindi avere un gestore che ha l'abilità di individuare le società che comunque continueranno ad andare bene e a shortare invece le società che non sono posizionate bene per questo ciclo ha molto molto senso. E poi lo facciamo con l'obiettivo di nel medio e lungo periodo di performare quanto l'indice di riferimento, quindi lo Standard & Poor's 500 in questo caso, ma con metà della volatilità. Ci siamo riusciti molto bene l'anno scorso, abbiamo chiuso con una performance di circa il 6% con una volatilità intorno al 6, quindi uno Sharpe ratio intorno all'1 che è sostanza, non è solamente forma. E sulla parte invece quella parte di portafoglio che deve diversificare la componente obbligazionaria cercando di aggiungere un po' di motore di performance, stiamo proponendo una soluzione alternativa con i global macro. Abbiamo recentemente inserito in Lombardodier un team assolutamente esperto da decenni su strategie global macro e prendono scommesse su diversi temi, quindi sulla parte dei tassi, sulla parte dell'equity, cercando comunque ogni volta che si prendono delle scommesse di alta convinzione di inserire delle protezioni dai drawdown risk, che sono quelli che fanno male poi ai portafogli e ai clienti. Sempre sulla parte obbligazionaria, noi continuiamo a credere moltissimo nei convertibili. Secondo noi, oltre a essere un prodotto facile, e sulla parte obbligazionaria bisogna cercare di essere semplici, hanno l'opportunità di darti il supporto di un'obbligazione corporate di alta qualità e comunque la possibilità di potersi avvantaggiare dai movimenti del mercato azionario. Quindi anche questa è un'idea secondo noi che ha valore. Sulla parte degli alternativi, per ritornare sul tema di prima, l'operazione che stiamo cercando di fare è di portare delle soluzioni che consentano di avvantaggiarsi della capacità dei gestori alternativi di dare performance. Quindi noi sappiamo che esiste un trend, una moda dei liquid alternative. Mischiare il concetto di liquidità al concetto di alternativo è veramente uno sforzo di marketing notevole. Noi stiamo cercando di portare la qualità anche se dobbiamo rinunciare a un pezzettino di liquidità. Non offriamo liquid alternative a liquidità giornaliera perché secondo noi si rischia di dover rinunciare alla qualità del processo di gestione. Siamo riusciti a portare sul mercato degli investimenti alternativi con NAV giornaliero ma con liquidità settimanale, perché ci fa sentire più sereni nei confronti dei nostri clienti. Allora, grazie a Giancarlo Fonseca. Grazie molte.